Anche a Pescara si torna tutti in presenza a scuola, l'entusiasmo non manca, soprattutto tra i più piccoli che si ritrovano insieme. Qui siamo nel cortile della scuola elementare di Via del Concilio. Il vice sindaco di Pescara, Gianni Santilli, annuncia il piano del comune in sinergia con la ASL per una scuola in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. La voglia di tornare in presenza è tantissima. E stiamo cercando in tutti i modi di far andare i ragazzi a scuola in massima sicurezza. Ci stiamo adoperando in tutti i modi. Intanto oggi sono ripartite tutti i comprensivi che fanno competenza al comune, per fortuna senza grandi problemi. Non ho ricevuto grosse telefonate dai presi, tranne qualche piccolo aggiustamento da fare nel corso dei prossimi giorni. La novità importante invece è quella che riguarda i vaccini. Allora, abbiamo organizzato insieme alla ASL con il dottor Polidoro una iniziativa lodevolissima che è stata richiesta dalla Sua Eccellenza il Prefetto. Mercoledì mattina saremo alla scuola media Rossetti in via Raffaello, dove faremo i vaccini a tutti i ragazzi sopra i 12 anni. E se vogliono possono partecipare anche i familiari e il personale della scuola. Giorno successivo ci sposteremo e prenderemo una scuola superiore e faremo tappa al liceo scientifico Galilei in via Balilla, dove il preside professor Cappello, Carlo Cappello, ha dato la piena disponibilità. Non ultimo, sono in contatto con la ASL per attivare le procedure per fare i tamponi salivari ai bambini che vanno dai 6 anni a 11 anni. Appena avrò questa risposta attiveremo anche questo. Agli studenti non serve il Green Pass, c'è però l'obbligo di mascherina, tranne che per quale fascia d'età? Allora, il Green Pass è obbligatorio per tutto il personale scolastico, sia presidi, sia insegnanti e personale ATA. Non è obbligatorio per i ragazzi, però i ragazzi devono indossare la mascherina dai 6 anni in su. I genitori invece, volendo entrare a scuola, devono esibire il Green Pass? Assolutamente sì, questa è una norma che prevede per una questione di sicurezza, quindi tutti quanti dobbiamo essere dotati di Green Pass. Lei ha detto che bisogna vaccinare anche i più giovani. Sicuramente cercheremo di vaccinare il più possibile, ormai siamo arrivati al 90-95% di vaccinazione e cerchiamo di arrivare ad avere l'immunità di gregge.